Oggi vi facciamo vedere come funziona il vecchio proiettore a pellicola, nello specifico questo è un Victoria 5. Vedremo come la pellicola viene movimentata e i due obiettivi che servono per i due formati cinematografici base, CinemaScope e il flat. Le pellicole vengono distribuite per comodità in pezzi da 20 minuti. Ogni pezzo si chiamava parte e se andate a rivedere Fight Club capirete un pezzo del film. A questo punto noi preparavamo il primo pezzo o parte e lo preparavamo sull'avvolgitore. Quando arrivavano i film nelle varie parti, diciamo che tendenzialmente erano sei pezzi, poi potevano essere di più o di meno a seconda se erano un cartone animato che poteva arrivare a 5, o un film molto importante che poteva arrivare anche a 8-9, venivano messi assieme i pezzi delle pellicole tramite la pressa a catozzo su questo che era l'avvolgitore. E qui si veniva preparata la giunzione tra le due pellicole, stando sempre molto attenti a mantenere in quadro tutto il pezzo. Quando si giuntavano le due parti delle due pellicole, si usava questo attrezzo, si passava sopra un pezzo di scotch in modo che le pellicole rimanessero unite e la pressa andava a tagliare l'eccesso. Il risultato finale era le due pellicole congiunte. Una volta preparata la pellicola, la andiamo a mettere in macchina. Montiamo la bobina smontabile, in questo caso sulla sua macchina, chiudiamo il perno e facciamo passare la pellicola nei vari passaggi. Ecco, e qui andiamo ad avvolgerlo sulla macchina nella prima bobina di raccoglimento. A questo punto si procede con la messa in macchina, si apre la torretta degli obiettivi e si passa all'interno dei vari sensori, un sensore per evitare che la pellicola si rompa, in macchina. Qui ci fermiamo, dobbiamo guardare la croce di Malta che era l'attrezzo specifico che veniva utilizzato per fare in modo che l'immagine fosse ferma sullo schermo mentre voi guardavate. E poi si fanno di nuovo i passaggi per i sensori. Qui arriviamo all'audio. E l'ultimo sensore, il sensore che ci permette di evitare che la pellicola si rompa a valle della proiezione e si srotoli per terra mentre noi stiamo facendo altro. A questo punto andavamo a chiudere la torretta degli obiettivi e sceglievamo quale dei due obiettivi era utile per la proiezione, o il formato CinemaScope, quindi stretto e lungo, oppure il formato flat, tendenzialmente quadrato come la vecchia televisione in 4 terzi. A questo punto eravamo pronti per farla partire. Con le pellicole c'era veramente tanto lavoro per il collezionista. Parlare di pellicola sembra un argomento molto vecchio, però pensate che meno di 10 anni fa i film al cinema arrivavano ancora in pellicola. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale. Grazie, a presto!